Carissimo 2022, spiacente di non essere pessimista come al solito. Questa volta sarò realista, a tratti anche ottimista. Perché sì, fortunatamente si cresce e ci si rende conto che non è il mondo che ce l'ha con te, bensì è come si affrontano le varie sfide che la vita ti pone. Ho sempre pensato di valere di più. Pensavo di essere una persona che non meritasse quello che stava vivendo. Sai, si arriva ad un certo punto della vita in cui si capisce qual è il proprio posto nel mondo. Ed è lì che si vede se una persona vale tutte le parole che dice di valere. È proprio quello il momento in cui si deve dare il 100% per dimostrare a se stessi quanto si vale. Non tutti ce la fanno. In molti abbandonano accontentandosi di vivere una vita monotona e vuota. Purtroppo non sempre quelli che abbandonano lo fanno perché gettano la spugna. Alcune volte si è costretti per colpa di fattori esterni. Chi ce la fa, in qualsiasi ambito, è qualcuno che dedica anima e corpo in ciò che fa. Si mettono in primo piano le proprie passioni. E questo amore che si ha verso ciò che si sta facendo è talmente grande che si potrebbe rinunciare praticamente quasi a tutto per proseguire su quella strada. Detto ciò, cosa mi ha lasciato, caro 2022? Più di quello che puoi immaginare. Questo è l'anno in cui ho finito di ritrovare me stesso. È stato un anno di conferma per me. Sapete, a inizio anno eravamo molti di meno di quanto siamo adesso. Se volete saperlo, eravamo 735, non arrivavamo nemmeno a 1000. Ora siamo più di 2000 e sono usciti un totale di 34 video con questo. L'anno è iniziato bene, anzi, oserei dire alla grande. È stato comunque un anno in cui ho cominciato a muovermi verso la direzione in cui volevo andare. Nonostante tutto, il 2021 si era concluso bene, pieno di soddisfazioni. Non sono riuscito a scrollarmi di dosso però alcune insicurezze che mi sono portato avanti per un bel po'. Nel 2021 avevo fatto una promessa, quella di fare più collaborazioni. Beh, sinceramente avrei voluto fare di più, però devo dire che le collaborazioni con Giulio Prosperi sono delle perle nel canale che solo pochi hanno avuto il coraggio di aprire, soprattutto l'ultima, in cui Giulio parla dei Papa Roach nel wrestling e ci racconta di come lui abbia visto Never Back Down grazie a questo filo conduttore che lega la musica con tutto il resto. Sicuramente tra i miei video preferiti nel canale usciti quest'anno troviamo la storia del pagan metal italiano, una complessa guida all'ascolto che non potevo permettermi di far uscire in modo superficiale, ed è per questo che mi sono fatto aiutare da mio fratello per questo video. Insieme siamo riusciti a rendere giustizia a Draugr, un gruppo che ha scritto la storia in Italia per quanto riguarda questo genere. Solamente in pochi hanno avuto poi il coraggio di spoilerarsi Gli Anelli del Potere. Sapete, a febbraio feci uscire un video in cui parlai di Elenio Nankalima, di Amin Muil, interrogandomi se questo CD poteva contenere spoiler riguardo la serie TV che sarebbe uscita poi qualche mese più tardi. Ed ora che l'ho vista, posso rispondere alla domanda. Sì, Elenio Nankalima contiene spoiler. Una guida all'ascolto dettagliata di un album fantastico e che porto con me nel cuore. Sapete, quell'album per me ha un valore troppo grande. Qualche anno fa è stato un timido tentativo di dichiarazione verso una persona. Per chi ha visto lo speciale sulla mia depressione saprà di cosa sto parlando. Quei 1000 iscritti sono arrivati in quinta e non ero pronto per far uscire quel contenuto. Avevo calcolato che ci avrebbero messo un po' di più ad arrivare e mi ritrovai a dover girare quel video molto prima del previsto. Una delle cose
più belle di quel video è stato vedere la partecipazione inaspettata dei miei amici. Sapevano che per me era importantissimo. Chiesi quasi in ginocchio la loro partecipazione e fortunatamente mi sono stati vicini in questo momento molto importante per me. Non tanto per la mia carriera su YouTube, quanto perché è stato un momento in cui mi sono liberato dei miei demoni che mi tormentavano da anni. Vedere le loro facce mentre mi ascoltavano in questo momento è stato qualcosa che mi ha legato ancora di più a loro. Non avete la minima idea di quanto abbia pianto ascoltando certi vocali che dovevo montare nel video. Sapevo che la persona in questione avrebbe visto il video e sapevo che prima o poi un messaggio sarebbe arrivato. Arrivò, forse in un momento inopportuno o forse no. Fatto sta che per un giorno intero piansi tutte le lacrime che avevo in corpo, ma in quel momento il mio corpo espulse totalmente tutti i residui rimasti di quella brutta bestia. In quel momento mi sentii libero e fiero di me stesso per aver fatto ciò che molto tempo fa avrei dovuto fare. Non rimpiango assolutamente nessuna scelta che feci in passato, tutto ciò è servito per arrivare qui in questo modo. Voi magari non lo sapete, ma almeno un paio di video qui sul canale sono frutto di quella brutta bestia. Stimo moltissimo chi riesce a sfruttare quella brutta bestia per creare qualcosa di suo, qualcosa che normalmente non sarebbe mai uscito. Mi sono reso conto di quanto sia difficile adesso, in questo momento, ricreare un racconto che scrissi proprio in quel periodo, di quanto sia difficile scrivere un video come "Perché il black metal è aristocratico adesso?". Mi ha lasciato delle cicatrici molto profonde, ma alle volte sono così profonde che non riesco a vederle per ricordare che cosa è successo. Sembra così lontano, eppure sto cercando in tutti i modi di non dimenticare ciò che è successo. Quella brutta bestia è sempre dietro l'angolo ed ogni tanto viene a bussare cercando di entrare di nuovo, come se fosse casa sua. Ma non sa che ho capito come fare per sfrattarla immediatamente. Per chi mi segue spesso, avrà visto che quando ho fatto lo speciale sullo space black metal, ho letto una poesia che ho scritto quando ho avuto una piccola ricaduta, e quello è stato il risultato. Caro 2022, quest'anno ho capito che tutti i dolori che mi hai donato servivano per farmi apprezzare ancora di più ciò che ho. Servivano per farmi capire che non devo accontentarmi di una vita normale e di persone normali. Caro 2022, quest'anno mi hai donato tante persone bellissime, tanti bei momenti, tantissime esperienze stupende che molto probabilmente non mi avresti mai dato se non avessi mosso quel dannato culo. Quest'anno poi hai deciso che dovevo diventare grande. Sai, mi hai regalato i 30 anni. Se dovessi tornare indietro a dire qualcosa al me bambino, gli direi sicuramente di continuare a sognare e di farlo in grande. I sogni sono la benzina delle grandi persone. Probabilmente gli direi di fare tutto ciò che si sente di fare, fregandosene del pensiero delle altre persone che contano poco per lui. Cosa chiedo a me stesso per il prossimo anno? Sicuramente di continuare su questa strada, di continuare a non arrendermi, di cominciare tante nuove cose e di approfondire quelle che ho già in corso. E soprattutto spero di trovare una persona con cui condividere questa avventura che tutti noi chiamiamo vita, una persona che sappia comprendermi, che riconosca il valore di ciò che ho e che abbia voglia di condividere questo viaggio insieme a me. Sì, probabilmente sto chiedendo troppo e sicuramente è un'utopia, ma poi quando mi sveglio mi ricordo di averne 2250 di persone con cui sto condividendo tutto questo viaggio. Un grazie di cuore per essere tutte le settimane qui con me a tenermi compagnia. Senza di voi sarei rimasto un comunissimo ragazzo con i sogni infranti nel cassetto, che si sarebbe lamentato fino alla morte di quanto il mondo faccia schifo. Voi siete riusciti a farmi aprire quel cassetto e a farmi ricomporre tutti i pezzi infranti che c'erano e mi avete dato la forza di riprovare. Caro 2022, di nuovo grazie per tutto quello che mi hai lasciato, sia in positivo che in negativo.
perché alla fine ho capito che senza la tristezza non si può apprezzare la felicità.